Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi, guardate un po', siamo tornati su Pokémon Quest per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, eccoci, finalmente ritornati su questo titolo, era da un po' che non ve lo portavo sul canale, ho deciso di riprenderlo come ho fatto alcune settimane fa con God of War e ultimamente, se non addirittura oggi, usciranno gli ultimi due episodi dedicati a quella serie. Super Mario Odyssey, per esempio, ve l'ho riportato sul canale recentemente, ve lo riporterò e naturalmente a breve riprenderò anche la serie su Minecraft. Oggi siamo tornati su Pokémon Quest perché, come vi dicevo, ho deciso di riportarvelo sul canale perché volevo completare l'esplorazione dell'isola Cubetti. Nel frattempo il nostro campo base si è popolato di Pokémon, guardate qua, ho anche delle ricette in sospeso. L'ultima volta come squadra avevo utilizzato Growlithe, che stavo cercando di farlo evolvere in Arcanine. Purtroppo non ci sono le varie pietre qua per far evolvere i Pokémon, bisogna soltanto farli salire di livello. Kangaskhan e Lickitung. Livello della squadra 3555, livello potenza diciamo. Allora, diamo un'occhiata a dove eravamo arrivati, perché se non sbaglio eravamo andati parecchio avanti. Allora, grazie per aver giocato a Pokémon Quest, eccoti 500 coupon PM in regalo, ottimo. Allora, eravamo arrivati qua se non sbaglio, eravamo quasi alla fine, dai. Allora, ci chiedono una squadra che abbia come potenza almeno 4002. Qui dovevo ancora affrontare il boss e qui ero arrivato al livello 6.3. Qui avevo già finito tutto? Sì, avevo già sconfitto anche il boss, ottimo. Quindi abbiamo qualche Pokémon che se lo ficchiamo in squadra può aiutarci a raggiungere il livello richiesto dal gioco, ovvero almeno 4005. Allora, do un'occhiata e provo a creare una bella squadra, Ok ragazzi, così il livello della squadra è 4562, quindi possiamo provare ad affrontare questo livello qua. Ho scelto Growlithe, Onix e Psyduck. Dai che magari facciamo evolvere sia Growlithe in Arcanine e Psyduck in Golduck. L'unica cosa, non ho controllato le debolezze. Vediamo un attimo. No, mettiamo non automatico perché sennò non c'è gusto. Vai, facciamo fuori sti drowsy. Vai Onix, cerchiamo di non subire troppi danni. Ok, la prima ondata è andata a buon fine, li abbiamo eliminati tutti. Ottimo Growlithe, ottimo. Vai, 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 un altro. E anche l'ultimo è andato. Arrivano degli execute. Beh, ma un paio di colpi li facciamo fuori. Seconda ondata eliminata. Passiamo alla terza. Arrivano degli Abra. Li teniamo a distanza. Psyduck le sta prendendo di santa ragione. E Psyduck è andato. No, era andato. Ah, mi hanno bloccato spaccaroccia però, Quindi facciamo rafforzatore. Ancora rafforzatore. Allora, mi sa che dobbiamo affrontare il boss, che è un Hypno. È un Hypno. Con soli due Pokémon dobbiamo affrontarlo. Ottimo. Benissimo. Arriva Psyduck. Aspettate, ci allontaniamo. Tu che sei in mezzo, usa quell'attacco. Mi stanno facendo male a Growlithe. Mi stanno facendo parecchio male a Growlithe. Ok, è rimasto solo Hypno, È rimasto solo Hypno.
In teoria dovremmo farcela, in teoria. Perché comunque la nostra squadra era molto più forte. Cosa abbiamo evitato? No, Psyduck è andato. Arriva Growlithe. Scappiamo. Ruota fuoco. Dai che ce la facciamo, ce la facciamo. Scappate ancora un attimo. Arriva anche Psyduck. Sì, sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Squadra con 4005 contro il livello che ce ne chiedeva 4-2. Insomma, se non ce la facevamo così. Ok, rieccoci qua. Dobbiamo modificare di nuovo la squadra perché ci chiedono 4008 almeno per completare il livello. Intanto recuperiamo degli ingredienti. Allora, faccio che modificarla un attimo, eh. Ok, questa squadra dovrebbe andare bene. 4008, mentre la nostra squadra è 4838. Non ho preso in considerazione il bonus di tipo perché ho dei Pokémon coleottero di livello troppo basso. Allora, Diglett purtroppo ha solo ruggito. Non ha diciamo degli attacchi fisici. Però magari ci può dare una mano indebolendo l'attacco dei nemici. Ok, guardate, Growlithe è già mezzo andato. Purtroppo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Questa volta abbiamo solo 3 ondate da affrontare. Ha usato... No! Ha usato autodistruzione. Ok. Attenzione che usano tanto autodistruzione. Mi hanno sorpreso con quell'attacco. Via, 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 via. Ottimo, ottimo. Un mini Executor! Che bello! Però tosto, eh. Oh, arriva Diglett. Arrivano anche gli altri due. Grazie, ragazzi. Con calma. Ok, eliminato. Vediamo chi sarà il nostro avversario. Oh, cacchio. Un Mr. Mime. Ho paura che sarà molto difficile riuscire a sconfiggere tutti questi Pokémon. Noi ci proviamo lo stesso, eh. Noi ci proviamo. Growlithe sotto attacco. Bravissimo. Ma c'era anche un Graveler? No. Attenzione, Mr. Mime, accidenti. Cosa caspita è quello? Perché c'è una specie di pupazzo? No, no, ma non ce la può fare. Non ce la può fare Onix. No, peccato per Growlithe. Siamo lì, siamo lì. Ok, siamo rimasti io e Mr. Mime. Vai, 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 vai. Vai, Onix, resisti. Arriva anche Growlithe. Perfetto. Gli abbiamo dato fuoco. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, per un pelo. Veramente per un pelo.
Pensavo di non farcela, eh. Lo ammetto, pensavo di non farcela. Perché guardate, alla fin fine quasi tutti avevano terminato quasi tutti i punti salute. Forse l'unico messo bene era soltanto Onyx. Allora, anche qui abbiamo raggiunto il boss, sia da questa parte sia da quest'altra. Nel frattempo un pentolone è pronto. Proviamo ad andarlo ad aprire. Vediamo che Pokémon salterà fuori, magari qualcosa di utile. Ciao, facci vedere. Succo blu alla Cubetti, amato dai Pokémon di tipo blu, di colore blu. Dratini? Oh signori, Dratini! Abbiamo beccato Dratini, purtroppo soltanto di livello 6. Però questo è un ottimo Pokémon. Ok, faccio che preparare un'altra ricetta, allora, già che ci siamo. Facciamo che preparare... Devo beccare Charmander, quindi no. Lotta, elettro, volante, roccia, psico, erba, terra, acqua. Proviamo questa ricetta qua. Va bene ragazzi, ho provato a modificare nuovamente la squadra. Siamo a 4009 contro questo boss che è di 5100, eh. Bonus di tipo volante. Ma se provassi a mettere in squadra PG8, effettivamente potrei sfruttare il suo tipo, eh. Provo un attimo a vedere se cambia qualcosa. No, non cambia quasi niente. E in questo caso avremmo un piccolo vantaggio, perché abbiamo un Pokémon volante che può contrastare il loro boss. Quindi possiamo magari colmare quel piccolo gap di 200 punti con il nostro Pokémon volante. Dai, procediamo. Usiamo rafforzatore per non subire già adesso troppi danni. Ok, eliminato. Quattro ondate, eh. I Mankey. Ok, eliminati in 448. Altri Mankey. Questi sono divisi in mini ondate. Picchiamoli senza pensarci troppo. Primeape. È veloce, però. Sta picchiando tutti quanti ed è velocissimo. Oh, Wartortle che è in fin di vita già, dopo due ondate. Chi c'è adesso? Dai ragazzi, veloci. Ok, eliminato. Voltorb, qui stiamo attenti. Allora, fine ondata, dobbiamo affrontare il boss. Machamp. Mi ricordo che era una carta rara nella prima edizione delle carte dei Pokémon. Ce l'ho ancora, eh. Tutta bella glitterata. Aia, aia. Siamo leggermente circondati. Dai, PG8. No! È fortissimo! Scappiamo, scappiamo, scappiamo. È
ai 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 ai. Siamo nei guai. PG8. Ok, finalmente possiamo dedicarci a Machamp. Via. Dai, dai, siamo due contro uno. Siamo due contro uno, è arrivato anche Wartortle. Non so sinceramente quanto durerà, però... Aia. Aia. Rafforzatore. Sto boss è tostissimo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sono tornati in vita tutti e tre. Anzi, anche gli altri due, visto che Onyx non è mai andato giù. Questo Onyx è fortissimo, è veramente fortissimo. Ha un sacco di vita. Ok, mamma mia. Mamma mia. Alla fine, come vi dicevo, utilizzando un Pokémon volante abbiamo colmato quel gap. Statua Placavento. Tutti gli alleati fino al livello 25 riceveranno più punti esperienza esplorando l'isola. Fantastico, una nuova statua. Con questa sono 5. È la statua Placavento. Raffigura PG8, un Pokémon che vola libero nel cielo senza timore delle tempeste. Ok, un'altra zona dell'isola Cubetti l'abbiamo completata. Nei dintorni c'è un'altra area da esplorare. Procediamo? Ma sì. Sì. No problem. Andiamo magari ad aprire prima i due pentoloni che abbiamo sbloccato. Allora, attenzione, abbiamo completato degli altri obiettivi. Ah, questo. Perfetto. Qui non ho niente. Dicevo, apriamo i pentoloni. Non mi ricordo le ricette che avevo preparato. Vediamo che Pokémon riusciremo ad attrarre. Pokémon di tipo fuoco e alla stellina. Vediamo. No, peccato. Rapidash. No. Un altro Ponyta. Purtroppo soltanto di livello 10. Passiamo al prossimo pentolone. Niente, Charmander non riusciamo ad attrarlo. Questo è gradito un po' a tutti i Pokémon. Due addirittura ne abbiamo attratti. Un Parasect. Anzi, un Paras e basta. Non è un Parasect. E l'altro che è, eccolo qua, uno Shellder. Gelo raggio e bolla. Sono tutti di livello basso però. Forse dovrei cambiare pentoloni. Proviamo a cambiare pentoloni, va. Proviamo questa ricetta qua. Ne ho un altro di pentolone, sì, questo qua. Proviamo questa ricetta qua. Vediamo cosa salta fuori. Allora, obiettivi di nuovo. Ah, stavolta avanzati. Registra 40 Pokémon nel Pokédex. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ma con tutti sti coupon cosa posso fare? Posso fare qualcosa? Ah, vedete? Ok, posso acquistare queste cose qua. Dai, ci prendiamo il Tauros meccanico. E poi voglio sbloccare anche il Dondolo Kangaskhan. Perfetto.
Allora, li depositiamo qua. Eccolo. E il Tauro meccanico invece lo mettiamo. Non c'è più spazio. Abbiamo riempito tutta l'isola. Al posto della poltrona Snorlax. Dai, che questo è più bello. Va bene, allora torniamo ad esplorare l'isola con la nostra squadra. Voglio vedere questa nuova zona. Dove si trova? No, perché mi ha detto che c'era una nuova zona. Magari devo completare prima questa cosa qua. Allora, facciamo che dare un'occhiata al boss di quest'area. 5, 7, 4 e 9 sono circa 800 punti di differenza, 700. La differenza è tanta, la differenza è tanta. Dai, picchiamoli tutti. C'è anche un mini Primeape. Ok. Prima ondata eliminata. Poi là, quell'abra. Attenzione. Sto cadabra. Ok, eliminato. Alla fine non era neanche così forte. Mi sa che è l'ultimo Pokémon veramente tosto da affrontare. Perché questi qui sono abbastanza semplici. Se magari evitiamo di subire troppi danni, pochi danni adesso, magari possiamo poi usare i punti salute che risparmiamo per eliminare il boss. Ok, andiamo ad affrontare il boss. Purtroppo Wartortle non ha quasi più punti salute. Alla Kazam. Aia. Aia. Mamma mia. Lo sapevo. E c'è anche Onix che ha subito parecchi danni. No, anche PG8 è andato. Mi sa che stavolta sarà veramente dura. Per la prima volta anche Onix è in difficoltà, incredibile. Troppo distante. Per la prima volta anche Onix è in difficoltà. Niente. Ha sconfitto tutti e tre i nostri Pokémon. Allora. Sì, sì. Ci prendiamo tutto. Abbandoniamo il livello. È veramente forte. Pietra potenza 295, va bene. Allora, però nel frattempo, grazie a questa spedizione, abbiamo sbloccato l'ultimo pentolone di oggi. Diamogli un'occhiata e poi direi che possiamo concludere questo episodio qua. Piatto amato dai Pokémon tendenti al rosso. Doduo, che non è di colore rosso. Doduo non è di colore rosso. Allora, livello 2 addirittura. Per Forbecco e Ruggito. Ma se io facessi una bella roba. Allora, vabbè, a parte preparare una nuova ricetta.
usando un pentolone di rame. Possiamo attirare magari dei Pokémon, altri Pokémon volanti. Allora, dicevo, potenziassi magari i Pokémon che ho qua utilizzando gli altri Pokémon. Allora, fatemi vedere come si fa, eh. Dovrebbe chiamarsi Sparring, forse. Forse. Sparring, eccolo qua. Più che altro per far salire di livello i miei Pokémon. Allora, potremmo prendere quelli più scarsi, tipo il Doduo, tipo lo Shellder, questo Magnemite, questo Abra e potrei potenziare il nostro PG8. Tutto lì. Allora, aspettate, non butto via Abra, ma magari sacrifichiamo questo Paras. Sì, ma quanti Pokémon devo buttar via? Proviamo così. Però aspettate, buttiamo via l'Abra. Anzi, facciamo così, vediamo. Ah no, però aspettate, per cambiare mossa? Eh no, io non voglio cambiare mossa. Voglio far salire di livello PG8. Non importa. Sì, conviene però mandarlo in missione piuttosto che utilizzare gli altri Pokémon, perché così è un po' uno spreco. Vabbè, questa cosa non l'avevo fatta prima. Adesso che lo so, faccio che mandarli in missione. Mi sa che ci conviene di più. Ok, direi che possiamo terminare allora questo episodio di Pokémon Quest qua. Ho fatto che sfruttare dei Pokémon di livello basso per potenziare PG8. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Pokémon Quest. Alla prossima ragazzi!